Il fagiolo col singhiozzo. C'era una vecchietta che viveva tutta sola e ogni giorno si cuoceva una zuppa di fagioli per pranzo e ogni sera se la ricuoceva per cena. Una volta mise un po' di rami secchi nel camino e uno stecco cadde sul pavimento. Poi accese il fuoco e una scintilla finì accanto allo stecco. Infine mise la pentola sul focolare e uno dei fagioli rotolò per terra. Eccoli là, tutti e tre, stecco, scintilla e fagiolo, pronti a fare amicizia. «Ma guarda come ci tratta!» disse lo stecco. «E non chiede neanche scusa!» mormorò la scintilla. «Andiamocene via, non si merita altro!» strillò il fagiolo. Così si misero in cammino e arrivarono al rigagnolo sul bordo della strada, ma a loro sembrava un fiume. La scintilla disse: «Stecco, sdraiati e noi ti useremo come ponte!» Lo stecco si sdraiò e la scintilla cominciò a camminarci sopra, ma quando era già a mezza strada, il legno prese fuoco e tutti e due caddero nel rigagnolo. Lei si spense, lui affogò e il fagiolo, per il dispiacere, venne il singhiozzo e singhiozzò finché gli scoppiò la pancia. Ma proprio in quel momento passò di là un sarto che subito gliela ricucì e da quel giorno i fagioli hanno una cucitura sul fianco. Te ne sei mai accorto?